Carissimi miei, buongiorno e bentrovati. Spero proprio vi siate divertiti la settimana scorsa a realizzare delle forme con un piccolo foglio di carta con delle semplici pieghe. Questa settimana ci occuperemo invece di realizzare delle nuove forme, delle strutture particolari e diverse con dei semplici tagli. Per realizzare questi progetti, che sono realmente molto semplici, è necessario tuttavia l'aiuto di mamma o di papà o di un adulto che si occupi di aiutarvi, soprattutto per quanto riguarda i tagli, mentre a voi piccoli spetterà il compito di rifinire il progetto utilizzando le vostre manine e la vostra fantasia. Le diapositive in cui è previsto l'intervento degli adulti sono contrassegnate da un simbolo della famiglia, dove ci sono gli adulti e il bambino, di colore arancione. Quelle con il simbolo del bambino in verde sono invece dedicate ai più piccoli. Gli strumenti indispensabili per ottenere un risultato eccellente sono pochi, sono semplici. Un tagliere da cucina, chiedete a mamma, certamente ne avrete uno, un righello. Io l'ho di metallo, ma potete utilizzarne in legno o in plastica. Una matita o anche una penna e una taglierina, ma se non l'avete, sicuramente potrete utilizzare le forbici. Il primo progetto che vi presento l'ho intitolato Onde, perché a me ricorda le onde del mare. A voi invece cosa ricorda? Vi viene in mente qualcosa di diverso? Fatemelo sapere. Strumenti che occorrono per questo semplice progetto sono un foglio di carta e un paio di forbici. Come potete vedere sulla vostra destra c'è il simbolo della famiglia. Ogni volta che troverete questo simbolo è necessario l'aiuto, l'intervento di un adulto. Prendiamo il nostro quadratino di carta e tagliamo delle fettucce secondo lo schema che potete vedere in video. Non importa che queste strisce siano tutte uguali, anzi, come le onde del mare, anche queste possono avere forme diverse. Se però volete essere precisi, prima di tagliare potrete tracciare le linee con una matita. Bisogna però fare attenzione ad un'unica cosa: bisogna tenersi ad 1 cm dal bordo. Adesso non vi resta che arrotolare delicatamente le fettucce con le dita, l'una dopo l'altra, fino ad ottenere delle belle onde. Come vedete, alla destra dello schermo c'è il simbolo del bambino in verde. Ogni volta che trovate questo simbolo, vi do via libera a lavorare da soli, bambini, senza l'aiuto di mamma o papà. Quest'altro progetto l'ho intitolato Squame. Qualcuno di voi conosce già questa texture, questa forma, perché l'ha vista nel nostro atelier a scuola per il progetto Face, ma io adesso vi voglio insegnare a realizzarlo. Gli strumenti che occorrono sono un foglio di carta e una taglierina. Con la taglierina realizzate dei tagli a punta, secondo questo schema. Le forme possono essere più o meno strette, lasciate fare alla vostra fantasia. L'unica attenzione deve essere data dall'orientamento. Tutte le punte devono rivolgersi nella stessa direzione, verso l'alto, verso il basso o a destra o a sinistra. Non c'è nessuna differenza. E adesso divertitevi ad alzare tutte le puntine tagliate. Anche il progetto finestre è davvero molto divertente. Queste sono delle finestre un po' pazzarelle, si aprono in tutte le direzioni. Anche per questo progetto, gli strumenti che occorrono sono un foglio di carta e una taglierina. Con la taglierina realizzate dei tagli a forma di C, secondo lo schema. Le forme possono essere più o meno strette e libero deve essere l'orientamento. Una finestrella si apre verso l'alto, l'altra a destra e più a sinistra. Largo spazio all'immaginazione. Siete pronti a vedere l'effetto? Allora divertitevi ad aprire tutte le finestrelle. Chissà chi c'è dall'altro lato. Questo progetto invece l'ho intitolato Diamanti, perché sembrano davvero delle pietre preziose. Anche per questo progetto gli strumenti che occorrono sono un foglio di carta e una taglierina. Con la taglierina realizzate dei tagli a forma di X, secondo lo schema. Le X possono essere più o meno strette e lo spazio tra l'una e l'altra può essere diverso. Adesso con una matita divertitevi a bucare tutte le X. Una volta finito, girate il foglietto e otterrete i vostri diamanti. Basterà accendere una torcia per avere degli effetti davvero magici. Guardate,
Questo è il nostro foglio di carta con le punte. Guardate se ci poniamo una torcia. Che effetto straordinario di luce fa. Adesso facciamo un'altra prova. Prendiamo ad esempio questo. Che cosa sono tutte queste forme geometriche? Riflesso delle nostre finestrelle, quelle tutte diverse. E queste stelline? Belle, vero? Sarebbe bello creare una lampada. Possiamo farlo tagliando in questo modo la carta. E adesso provateci voi e fateci vedere.